Noi dobbiamo seguirle tutte e questo è il mio impegno quotidiano su tutte le 400 vertenze circa che abbiamo in Regione Campania. L'Irpinia purtroppo sì, negli ultimi anni, negli ultimi 8 anni circa, stavo facendo una valutazione, sta inanellando una serie di difficoltà e di criticità legate proprio ai processi produttivi. Molte aziende anche del settore dell'ecogastronomia si stanno chiudendo, stanno avendo dei processi negativi purtroppo, di contrazione, che rispecchia una contrazione un po' più generale. Quindi le seguiamo, quindi combattiamo anche sui tavoli nazionali per cercare di convincere i nostri interlocutori, le nostre aziende ad approfittare delle misure regionali e nazionali. Ci sono incentivi per poter dare un'ulteriore possibilità. Molte zone della Campania sono diventate aree di crisi complesse e non complesse, molte altre sono diventate zone economiche speciali. Questo significa essere attrattori per tanti imprenditori. Se questo lo uniamo anche agli incentivi per la rioccupazione del personale, io credo che un imprenditore che si rispetti non possa non approfittarne.